Ihr seid ja die Autoren. Der Name bei Beckmann ist sehr merkwürdig. An für sich wäre es Josef oder Seth. Das entstand dadurch. Il nome Beppo suona anche un po' strano, cioè più normale, forse in Austria è Josef oppure Seth. Ja, das entstand dadurch, weil meine Mutter rief mich mit einem Namen, den ich jetzt nicht erwähne. Und ich genierte mich dafür, ich wollte das nicht haben. Und ich habe mir dann einen eigenen Vornamen, also es ist Josef, ne? eine Kurzform für Josef. Und weil ich diesen Namen nicht wollte, mit dem ich meine Mutter gerufen habe, habe ich dann für mich entschieden, ich heiße ab jetzt Beppo. Allora, la ragione è molto semplice. Mia madre mi ha dato un nome, Josef, che non mi piaceva. E quindi io l'ho cambiato in Beppo. Ci sono altre domande? Bene, passo allora la parola al presidente del Club Turisti Triestini, nonché ideatore insieme a Christian Klinger di questa iniziativa, Alessandro Sgambatti. Grazie, abbiamo per i nostri primi autori di questa sera abbiamo dei riconoscimenti che magari forse se vuoi dar tu, e quindi sono delle cose leggere naturalmente perché molto del club. Però pensiamo che un ricordo, insomma, può fare. Sono detti disponibili a partecipare a una piccola campagna per, ben sapete che Trump di Occina non tornerà più, no? È inutile farsi queste illusioni, però almeno abbiamo le magliette, domani li porteremo, ci distireremo, come si dice in italiano? Distenderemo sulle sine. Però no, abbiamo, quindi ci dovete dire le taglie, Also der Alessandro hat jetzt mitgebracht, es gibt eine Initiative auch vom Touristi Triestini, der sich stark macht für die Gramma Cupicina, die ja leider verschwunden ist und schaut nicht aus, als ob die so bald wieder käme, und verteilt jetzt an die Autoren, Autorinnen, morgen entsprechend die Non scopriamo, non svegliamo la taglia. Non adesso, per favore, che se no arriva la foto. È buon costume, no. Fin qua ci siamo divertiti. E adesso arriva il premio punitivo, visto che qualcuno qua si dichiara mezzo triestino, tre quarti triestino, il premio punitivo è il libro Latitudine del Nord di Carlo Cergoli, che avete in lessico triestino, e quindi adesso dopo l'italiano bisognerà lezioni, ci sono delle insegnanti che possono per un prezzo modico insegnarvi il triestino, e potrete leggere le poesie del nostro grande poeta triestino Carlo Cergoli, il complesso dell'imperatore e tutte queste cose, sicuramente, che ci hanno tenuto in vita. Übergibt das Buch von Carolus Cergoli, Poesia
viel im triestinischen Dialekt geschrieben, hat aber gemeint, zu einem moderaten Preis würde es im Publikum Lehrer geben, die den Autorinnen und Autoren auf triestinisch schreiben. Wir haben keine Pagier und capisco nessuna parola. L'unica parola che mi ha insegnato Alessandro, non si può dire. Grazie. Ma ha da fare con il mare, forse, forse. anche Paola non ha capito, perché è stata battuta, forse, forse, perché mi chiamo. Se non c'è altro, grazie a tutti per essere venuti. Domani sera riprendiamo di nuovo alle 6, i saluti di inizio saranno più corti, quindi insomma, corta la serata. Grazie e buona serata a tutti.